Buongiorno, benvenuti a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti al mio video. Io scherzosamente nella puntata precedente di questo video avevo messo il titolo Commodore Amiga 500 Mini e poi ho messo il video dell'Amiga 600. Questo perché? Perché guarda caso è uscito l'Amiga 500 Mini giusto questo mese, e giusto questo mese l'Amiga 600 compie i 30 anni. Allora volevo fare un attimino di storia e un attimino di descrizione della macchina e poi andremo a provarla, ma andremo in particolare ad aggiornarla. Questo vi spiego il perché. Allora, l'Amiga 600 innanzitutto era nata come prototipo inizio anni 90 da Commodore come una macchina che doveva essere di fascia più bassa dell'Amiga 500 Plus, che costava abbastanza allora, e l'Amiga 500 Plus era già stato il successore dell'Amiga 600 e aveva praticamente un chipset grafico con risoluzione maggiore, e anche se manteneva sempre la palette dei 4096 colori dell'Amiga 500, e il Fetanius poteva indirizzare fino a 2 mega di chip, mi pare che fosse l'8375. L'Amiga 600 doveva essere una reingegnerizzazione con la tecnologia SMD dell'Amiga 500 Plus e doveva chiamarsi Amiga 300. Poi durante l'ingegnerizzazione in realtà sono state aggiunte delle funzionalità, tra cui la porta PCNCA per le espansioni, l'espandibilità della chip, memoria chip attraverso la trapdoor per portarla fino a 2 mega, di serie veniva venduto con 1 mega di chip, e non ultimo la possibilità di avere un'interfaccia IDE per montare degli hard disk interni da 2,5 pollici. Infatti, come vedete, la macchina veniva anche venduta nella versione HD e aveva il supporto per montare l'hard disk, e c'era montato un hard disk da 20 mega, non giga, o 40 mega. Inizialmente la macchina veniva venduta però con un Kickstar 37.299 che soffriva di un problema, nel senso non dava la possibilità di fare il boot dall'interfaccia IDE, non riconosceva correttamente la PCNCA. Il bug venne corretto attraverso un aggiornamento dei floppy, però non c'era comunque la possibilità di fare il boot dall'IDE, perché bisognava fare il boot prima dal floppy. Questo problema venne corretto con la versione 37.300, che è quella che ho montato io sulla macchina, che però aveva il problema che non poteva montare dischi IDE di più di 40 mega. In realtà io sono riuscito a fargli riconoscere con l'adattatore IDE SD card, come vedete montato qua, un SD card a 2 giga, ma con diverse difficoltà. Ho dovuto lasciare una piccola partizione all'inizio di qualche mega libera e poi creare la partizione di boot nei blocchi successivi. Probabilmente facendo così sono riuscito in qualche modo a scavalcare il bug, però il problema esiste ancora, è per questo che io volevo aggiornare la ROM del Kickstar. E già che ci sono, visto che tempo fa, come avete visto nel video dell'Amiga 500 muletto con la Terrible Fire, con lo 030 a 33 MHz,
che andremo a continuare quel video. Sto aspettando un chip di interfaccia per collegargli una tastiera PS2. E andrò quindi a sfruttare, siccome ne avevo acquistate due, e andremo a aggiornare la ROM del Kickstar a questo punto con la 3.1.4, già che ci siamo, e andremo a installare il 3.1.4. Ma questo nella prossima parte del video. Ecco, la storia è questa. La macchina, andiamo avanti a descrivere le caratteristiche tecniche, era stata ridotta di dimensioni e come vedete è stato tolto il tastierino numerico. Per questo alcuni programmi non risultavano incompatibili proprio hardware per mancanza del tastierino numerico e altri per mancanza della fast RAM, perché vi ricordo che l'espandibilità nella trapdoor è solo della chip. Per avere la fast RAM, che non è proprio fast RAM, c'era necessità di una card PCNCA card RAM. Io ne ho una mi sono procurato una da 2 mega. Ho poi acquistato un'altra da 4 mega della Kodak, ma purtroppo con la Amiga non è compatibile. L'ho pagata poco, però col PC funziona, PCNCA dei PC funziona. Probabilmente è una versione successiva della PCNC, ma con l'Amiga non va, pazienza. Ho fatto sto esperimento, le altre da 4 mega costano un'esagerazione, sono sicuro che le Mitsubishi funzionano bene, però costano veramente tanto. Ok, altra possibilità per espandere l'Amiga 600. È già era uscita negli anni 90 dall'Apollo, creò delle schede acceleratrici da montare in piggyback sul 68.000, perché la macchina di serie monta ancora un 68.000 a 7 MHz, quello dell'Amiga 500 500 Plus, diciamo. Quindi non ha possibilità neanche attraverso la trapdoor, perché è fatta solo per aumentare la chip RAM, ma non per aggiungere acceleratrici, a parte che le dimensioni sono veramente ridotte, però forse al giorno d'oggi ci sarebbe stata la possibilità di costruire un'acceleratrice, magari su piattaforma ARM, così piccola. Però purtroppo il bus è quello dei chip custom, non del processore, l'interfaccia. Detto questo, dicevo che l'Apollo produsse delle schede da montare piggyback sul 68.000, che montavano o 68.020 o 68.030. In questo caso mi pare che potesse arrivare fino a 32 mega di fast RAM con lo 030. Lo 020 ovviamente era limitato agli 8 mega massimo. A questo punto cosa successe? Nei tempi moderni sono state prodotte ancora delle altre schede acceleratrici che sono ancora in vendita, per cui se volete aggiornare il vostro Amiga 600 in questo modo, tranquillamente, poi vi lascerò il link in descrizione. Ad esempio lo potete trovare su Amiga Store. Ad esempio c'è la Furia, che mi viene in mente in questo momento, ma anche delle Terrible Fire, per cui è possibile espandere anche l'Amiga 600 in questo senso. Va bene, questo diciamo è l'escurso. Come vedete, qui ci sono i due chip sempre SMD di chip RAM, e qui possiamo anche toglierlo, avevo acquistato su eBay l'espansione con altri due chip di chip RAM per arrivare a 2 mega e l'orologio con la batteria, non la Varta, ma batteria moderna, quindi non c'è problema di fuoriuscita di acido. Queste si trovano a prezzi decenti, quindi già io vi consiglio eventualmente, se avete la possibilità con un'Amiga 600, di acquistare perlomeno l'altro mega di chip, così gli date, soprattutto se volete usarlo
col workbench, ecco, per avere un attimino più di memoria. L'ideale appunto sarebbe avere o una PCMCIA, una card RAM, che comunque ha 16 bit, è tutto il bus interno a 16 bit, oppure se volete aggiornarlo ancora di più, perlomeno o un'espansione di fast RAM che va sempre in piggyback, oppure un'acceleratrice con 0,20, 0,30. Che a questo punto avrete, oltre a un processore più veloce, avrete anche una fast RAM a 32 bit, processore a 32 bit, a differenza di tutta l'architettura della macchina che è a 16 bit come il 500 500 Plus. Detto questo, ci vediamo alla seconda parte di questo video con dove avrò sostituito già la ROM del Keister, non sto lì a farvelo vedere, e andremo a provarlo. Installerò anzi anche il 3.1.4 e andremo a testarlo. Non sto a farvi l'installazione del 3.1.4, che se vi volete trovate tanti video in rete per questo. Non è un tutorial per il 3.1.4, ma è un po' la storia della macchina e il test della macchina. Che a mio parere, sinceramente, visto anche le dimensioni, se avete la possibilità di spendere qualcosina in più, poco di più, diciamo, vi consiglio di prendere questa macchina invece dell'Amiga 500 mini, che non è un cattivo prodotto, però se volete rimanere in tema con l'hardware originale, io preferisco, diciamo, spendere qualcosina in più e magari arrivare in totale intorno a 200 euro, però avere una macchina originale, Commodore di allora, che ha sempre, anche un domani, un certo valore, ecco. Va bene, alla prossima parte del video. Eccoci qua, come vedete, ho installato la ROM 3.1.4 sul mio Amiga 600 ed è partita correttamente. Adesso reinserisco, avevo tolto la SD card per vedere se partiva la ROM. Andiamo a reinserirla e proviamo ad accendere. Probabilmente caricherà. Non so se lo riuscirà a caricare sinceramente correttamente il Workbench 2.0. Magari riesce, è un esperimento. Se con la ROM 3.1.4 viene caricato anche no. Infatti, gli manca lì con library, insomma, fa un po' di casini. Scusate, vediamo se. Come vedete, non riesce a mettere giustamente. Allora facciamo così. Facciamo partire a sto punto dischetto di installazione del 3.1.4. Install disk. Resettiamo la macchina. Dovrebbe fare il boot dal dischetto. Ci metterà un po' perché deve caricarsi la Workbench Library, l'Icon Library, un po' di cose che gli mancano nella roba. Ecco fatto. Perfetto. Abbiamo 2 mega di RAM, di chip, 2 mega di fast.
Adesso a questo punto andiamo a vedere se riusciamo, ma neanche tanto creare la partizione. La partizione ce l'abbiamo già. System work lo lasciamo, riformattiamo system e basta. Cinquecento mega di sistema. Ok, adesso abbiamo la partizione pulita. Partizione sistema pulita. E andiamo a installare il workbench 314, però. A questo punto lo installiamo in inglese perché a me piace in inglese. Ok, va bene, procedi. Insta, lasciamo novizio, linguaggio lasciamo inglese. Insert disk workbench. A questo punto facciamo ok. Niente, a questo punto avrete già visto un sacco di video di installazione del workbench, per cui ci vediamo tra poco alla fine, quando arriva la polpa della questione. Eccoci qua al termine. Viene riavviato e vediamo se veramente partirà. Perfetto, abbiamo snapshot, all, abbiamo il 3.1.4, eccoci qua, nel 2018, Keystar 46.143, Workbench 45.194. Allora, adesso semplicemente andiamo a vedere se i nostri VHD load vanno. Ad esempio, andiamo a provarci un gioco Zul. Ah, che bello, si vedono anche le iconcine correttamente con la icon library. Ah, giusto. Non ho più il VHD load
installato in C, giustamente. Allora, prima cosa, andiamo a fare una cosa, visto che io mi ero fatto uno script, avete visto anche nel video precedente, sul dischetto, questo qua di storage, eccolo qua, per installare le glow icon, no, esattamente sul dischetto storage ci sono le glow icons e io avevo fatto uno script, vediamo un po' se riesco, di F0 due punti. Non so se lo aprirà perché non mi ricordo. Vediamo. Sì, ok. Vedete, quello lì è il comando che praticamente copy storage 314 glow icon con slash cancelletto e incise all, praticamente non fa altro che copiare tutte le lo icon. Ok, andiamo a eseguirlo. E poi dovrò copiare vhload, lhk, ma lo prendo dall'altra partizione. Perfetto, andiamo a fare un, togliamo il dischetto, andiamo a fare ancora un reboot, adesso vediamo se si vedono correttamente. Come vedete già RAM disk ha cambiato l'icona, anche il system si vede in modo più carino. Vabbè, abbiamo un po' pochi colori, d'accordo, però poi io lo terrò così perché vi ricordate per il Dragon Slayer, anzi cambierò lo sfondo e tutto quanto e vediamo. Va bene, a sto punto andrò a copiare il pacchetto vhload e poi ci vediamo per testare qualche gioco. A dopo. Eccoci qua ancora, ho copiato un po' di cosette che potevano servirmi, ma andiamo a migliorare momentaneamente un po' i colori, anche se poi, come ho detto, lo cambieremo ancora con lo sfondo nero e quattro colori, perché mi serve per Dragon Slayer. Comunque, momentaneamente andiamo a metterci come screen mode 16, almeno 16 colori. Ok, così vedremo il nostro workbench un po' più colorato. Eccoci qua, come vedete, molto molto bello, le icone molto colorate, interessanti. Ecco qua.
Ma adesso bando alle ciance, ovviamente ruba un attimino più di memoria, vediamo se partono ancora. Andiamo a provarci qualche altro VHD load. Per primo proviamo proprio un gioco che avevo esordito proprio nel 92 e veniva venduto. Vabbè, che come vedete le iconcine sono carine, di VHD Load, veniva venduto in bundle assieme a proprio al nostro Amiga 600, e sto parlando di Bull, un platform che diciamo che scimmiottava un po' il gioco della Sega, cioè Sonic. Diciamo che è un po' platform d'azione a scorrimento veloce, ecco, chiamiamolo così. Simile a Sonic, dove però il personaggio, invece di essere un riccio, come vedete, è sto moscone. Penso che sia un moscone, vediamo un po'. E faceva vedere un po' le potenzialità delle CS, i bei colori, insomma. Area punto 1.1, ecco fatto. Chiaramente vogliamo fare ancora Uccello Storico, ed è stato fatto poi anche. Purtroppo l'Amiga 600 ha avuto vita breve, poco più di un anno, perché poi è stato tolto da produzione quando uscì già a giugno. Aprile venne commercializzato l'Amiga 600, a giugno, aprile del 92, no? A giugno fu commercializzato l'Amiga 1200, che ovviamente aveva delle potenzialità in più, cioè processore a 32 bit, 68 EC 020, 2 mega di chip invece di 1 mega, anche se inizialmente volevano farlo uscire sempre con 1 mega di chip. Poi è stato potenziato e ovviamente memoria non più a 16 bit, ma a 32 bit, per cui ecco, vedete che stile Sonic, far ruotare le ali invece di quando è in volo, ecco. Molto carino, direi. Molto divertente, gioco, e soprattutto ecco qua, come soliti ci sono gli spuntoni, è anche molto, direi, molto giocabile. E volevo dire, appunto, veniva venduto in, come vedete si è sdoppiato, veniva venduto in bundle, tra cui sono stati fatti vari bundle della Amiga 600, come poi verso la fine della vita anche della Amiga 1200, dove veniva venduto uno dei quali anche appunto Zul. La versione è stata fatta anche una versione Zul per AGA, che ovviamente è molto più colorata, soprattutto i fondali. Finito il livello. Però a me piace questa, perché forse la versione AGA è un po' troppo confusionaria. Niente, ma direi che potremmo andare a vedere ancora un paio di giochi e poi, diciamo, questa puntata è finita. Non so se vedremo ancora qualcosa sull'Amiga 600. Magari sì, magari no. Se vi interessa vedere qualcos'altro, scrivetemelo pure nei commenti. Io tanto vi lascerò eventualmente in descrizione, se serve, dei link.
diciamo che è una bella macchinetta. A me piace tutto sommato. Se volete giocare ai classici, e ovviamente non ai tre giochi 3D, ma ai classici platform, sparatutto e così via, diciamo che con poco potete accontentarvi e giocare con, ad esempio, un altro con un'Amiga 600. Un altro molto carino e molto colorato, ad esempio, è Elfania. Io poi chiudo un po' le finestre perché ho veramente poca memoria. Ad esempio, il Falia si mangia quasi tutto, come avete visto, quasi tutta la memoria. I 2 mega della Compact Flash e i 2 mega di chip se li mangia tranquillamente. Chiaramente, se volete giocare proprio a tutti VHD load, io vi consiglio con un'Amiga 600 di prendere come minimo un'espansioncina da mettere sul 68.000, almeno un'espansione di FAS da 4 mega, ecco. L'ideale sarebbe 8 mega, però almeno la 4 mega, di modo che sicuramente spendete meno che acquistare una Compact Flash, cioè scusate, PC card RAM, ecco, come questa della Mitsubishi che ho comprato io. Sicuramente è più conveniente la memoria interna, è anche più veloce della Compact Flash, indubbiamente. Ecco, come vedete, anche questo gioco è molto carino, molto colorato, con gli sprite veramente belli grandi. Diciamo che cominciava a sfruttare un po' le potenzialità delle CS. Chiaramente poi l'AGA è stata quella che ha, appunto, con l'Amiga 1200 è stato un passo avanti notevole. Peccato che non sia poi stato portato avanti il AAA. Va bene, dai, a questo punto è tutto, penso. Io vado avanti un po' a giocare con Elfalia, che carino. Ci vediamo alla prossima. Magari farò ancora un video su vari giochi con l'Amiga 600, adesso vediamo se siete interessati. Nel frattempo vanno accoppato. E niente, dai, vi ricordo di iscrivervi al canale, siete di passaggio, di mettere like perché mi incentiva a fare sempre molto meglio, sempre molto di più. E che dire? Attivate anche la campanella se volete ricevere nuove notifiche. Io non lo so, adesso vorrei farvi vedere un altro gioco, però non vorrei sforare troppo coi tempi, dai. Per il momento è tutto, alla prossima.